Ciao ragazzi, siamo i Pentellas e benvenuti alla nostra prima Kart Challenge. Praticamente ci sfideremo con le qualifiche e una gara di 12 giri. Lanceremo le banane. Esatto, e abbiamo degli ospiti speciali. I primi sono i The Show, wow! Super Dan, wow! Big Sexy Anthony, wow! Matteo, wow! Noi siamo tutti delle grandissime seghe sui kart, ma siamo pronti a stupirvi in pista. Quindi se volete una nuova sfida con tutti loro, 90.000 like! Mi preoccupatelo perché dopo questo lui è come stava morendo di infarto. Esatto. Noi siamo pronti e... Un saluto a te! Aspetto che sarà una merda perché faccio schifo e arriverò ultimo, anzi dopo l'ultimo. Io mi aspetto di ammazzarli tutti, di fare una carneficina, perché a me non interessa un cazzo vincere. Io voglio andare addosso agli altri e farli uscire di strada. Ho anche i guanti, ragazzi, non lascerò tracce. E io so guidare benissimo. Temo Alessandro, il mio socio, perché è un cane alla guida. Quindi io spero che tutti noi riusciamo a sopravvivere fino alla fine. Non è questione di vincere o di perdere. Più che altro spero di entrare nel go-kart. Allora, io penso di arrivare secondo. E infatti ho scelto come nickname Barrichello, perché secondo me è molto, molto, molto. Se pesassi 60 kg in meno non penserei di vincere. E secondo me andrà molto male, perché li vedo molto carichi. Però cercherò di vincere. Cosa penso dei miei avversari? Beh, i Pentellas, allora, dialetto locale, coglioni, quindi già spiegato tutto. I The Show, dopati, anabolizzanti, quindi. Infatti dopo faremo un bel test antidoping e vediamo, io metto già le mani avanti per la sconfitta. Penso che li stimo molto, ragazzi, perché hanno 1 milione di iscritti e vorrei averli anch'io, quindi li ammazzerò e mi prenderò il loro canale. E i miei avversari sono molto grossi, per cui ci speroneremo di brutto e finirò contro il guardrail e morirò. Allora, secondo me vince chi ce l'ha più grosso. Perché chi la dura la vince, diciamo così, dai. Ho molto paura di Jacopo, secondo me farà molto male. Ma penso che a livello fisico e tecnico siano molto scarsi. Però vedo dell'intesa con Daniel. E magari questa cosa potrebbe sfociare in una botta da dietro col kart. Piano piano che non ci si fa male. Morirò. Può partire già carichi, attenzione, andiamo. È una bomba! Sto prendendo la cuffia, spero che mi sentiate, saluto te, ciao te. Si riparte ancora. Carica adesso, attenzione! Oh, si rischia la grande qua. E la madonna! A livello di velocità faccio un po' schifo. Allora... Barrichello, c'è quello stronzo DJ che sta andando velocissimo. Ale, devi fermarti, Ale! Ale, devi fermarti, te! Scusate, volete fare un po'. Ma perché i Desciò non si levano dal cazzo? Ragazzi, però, cercate di capirvi. Jay si è capottato e riparte. Il nostro Barrichello è carico! Siamo ragazzi, siamo carichi. Ci hanno superato tutti. Mi lasciate, non sei preso il cazzo però! Mi arrivano pezzi di pneumatico in faccia. Attenzione, mi lancio contro Ale dei The Show. Ah, se la scanna il bastardo, eh! Oh. Aia, qua The Show se l'ha vista brutta. Ce l'ho. Visto che sono in polvere adesso, attenzione! Scherapata! Rosticcio! Comunque posso dire che oggi i The Show mi hanno fatto perdere 20 giri perché si mettevano sempre in mezzo, ma porca di quella puttana! The Show, dovete levarmi dal cazzo, The Show! Siete la mia rovina! Ti devi levare dai coglioni! Ti devi levare dal cazzo! A morti The Show, ragazzi! Cazzo, ho fatto più sgommate oggi che in tutta la mia vita in bagno. Ti ho studiato, ti faccio un culo così. Pezzi di merda, io vi abbatto! Ci vediamo a WrestleMania! Le prendi tutte larghe! Mi hai beccato, ragazzi! Sì. Oh, passa partenza!
Partita la gara, ragazzi, attenzione. Buona, buona, dai, cazzo, che lo prendo, Jacopo bastardo, dai che ti prendo. Affanculo del show, lo spettacolo sono io. L'ansia sale. Non riesco a capire dove sia Daniel. Cazzo! Sì, super Daniel! Cazzo! Bastardo! Sei un animale! Cazzo di merda! Queste gare non bisogna commettere errori! Merda! Sì, la gara si inchiama! No, ragazzi, vedete, è il fantasma di Barrichello! Attenzione! Ancora! Avanti la realtà! Vai a fanculo! Vai a fanculo! Cazzo, l'avevo preso! Troppo duro di sé! Popolo del web, sono il vostro eroe! E festival dei vostri format! E questo si chiama perdere sulla gente! Perdere sulla gente! Rossi Gea! Daniel! Non la più un cazzo! Dai, vai, 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 carretta di merda! Devi levarti dal cazzo! Esco, esco! Vai che sono gasato! Porco! Tifoso cane, ladro, bastardo! La gara termina qui! Hyper Dallas! Icaro! Icaro Flash Challenge! Hyper Dallas! Hyper Dallas! Porco Giuda, l'avevo superato! Dove cazzo è arrivato Daniel? Non è neanche in classifica! È quarto! Sei un pezzo di merda! Ma Jacopo mi ha doppiato? E quando... quel pezzo di merda di Jacopo ci ha doppiati e l'ha fatto passare! Cioè, grazie al suo doppiato, sto stronzo mi ha passato! Ma è vero! Ma sì! Vieni qua, abbiamo vinto! Dai. Che grande! Qualcuno... Sì, ma ragazzi, però Daniel... È un secondo... Ti era cappottato, te sei una merda. Adesso un pezzo di merda. Tu l'hai doppiato e hai fatto passare lui. Tu sei un cane. Questo che tentava di entrare ad ogni buca, io gli andavo addosso. Bene, ragazzi, i Pantellas hanno vinto. Posso dire la mia? A sei una merda. No, B sono una merda. Io ho fatto il gioco di squadra e sono stato dietro. Vabbè, all'inizio sono arrivato ultimo. Infatti, ho anche defecato sul sedile dalla paura. Perché tu non sei arrivato primo, quindi è colpa tua. Cosa? Gioco di squadra così? Arrivo secondo. Era anche primo. Poi l'emozione. Ma se tu non arrivi primo, non possiamo vincere, anche se arrivavo terzo. Se tu arrivi ultimo invece possiamo vincere. No, io ero terzo, poi mi è venuto addosso Jacopo. Posso dire la mia? Colpa mia che sono arrivato secondo. Ha fatto bene a arrivare penultimo. Ragazzi, ha ragione. Qui abbiamo la classifica e i nostri cari amici di The Show purtroppo hanno perso. Però comunque noi siamo sportivi, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di Relative. A inizio gara Super Dan e Sexy Boy si sono messi uno a fianco all'altro. Come cazzo passavo? Secondo me avevo 400 kg. Semplice, chili, gli lancio un hamburger di là. Io ringrazio il mister che mi ha fatto entrare in campo. Sono tutto sudato. Comunque ci sono quei rosicori lì, i due palestrati. Sì, steroidi, anabolizzanti. Allora, questa è la sostanza vera. Ma comunque è stata una gara molto combattuta. Io ho sentito il peso del nome Barrichello perché ho dominato per metà gara. Poi cosa è successo? Che ho fatto un bel testa coda. In quel momento quello stronzo di Alessio di The Show mi ha superato, mi ha fatto anche il dito medio. Spinoide di The Show.
l'ho superato proprio alla grande. Mi sono emozionato, le ho fatto il medio. Così, vaffanculo. E mi sono girato. Io gli ho sparato un sacco di media. Perché? Però poi è arrivato Jacopo. Vorrei ribadire, nel caso non lo mettessero, che doppiandoci ha fatto. Per me, tra l'altro, Super Dan è arrivato terzo grazie a sta cosa qua. Alessandro Di Decio ci ha provato in tutti i modi. È stato davanti, faceva cose in brutte. È stato davanti perché voleva. Perché infatti io ci ho provato, probabilmente non si spostava. O ci stai o non ci stai, cazzo, deciditi. Lui è una merda perché tu continuavi a stringere le curve e non mi facevi passare. Super Dan grande perché. Bastardo. Sinceramente, dalle qualifiche. Era mia anche la terza posizione. Bastardo. Dalle qualifiche sembrava scarso, invece poi dopo ha avuto un'incredibile evoluzione. È andato sul podio. Comunque volevamo fare i complimenti ai The Show, che comunque sono stati dei buoni avversari, c'è da dirlo. Stato. Che Alessio di The Show è stato un buon avversario. Che bello da fuori strada. Il più rosicone di YouTube Italia. Spero nava come Ma lui è un rosicone. Io sono sportivo. Io sono rosico. Io ho appena detto che ve lo meritavate. Ho detto solo che siete stati a io sono sportivo, stringo la mano al primo. Bravo, complimenti. No, ma anche io ti stringo la mano. Anche se, perché vinto grazie a me che ho fatto quella cagata lì. Sennò con cazzo. Anche io ti stringo la mano. Però questo milione di iscritti non ve lo merita. E ringraziamo anche Super Dan Matteo. Ciao ragazzi, trovate il loro canale anche sul bel faccione di Super Dan. Se volete la rivincita, voi The Show 100.000 100.000 100.000 100.000 Però io voglio una gara 4, cioè senza la gara 4 per The Show. Quindi noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e un saluto pandeliano a tutti. Oh, ma è meglio di Pamela Anderson. Aiuto! Signora Magnilma! Aiutami! Oh mio Dio, ma sono in pericolo! Mitch, aiutali!